Spazio Motori, dedicato agli amanti delle due ruote. La MotoGP corre domani in Spagna, Gran Premio della Catalogna. Oggi le qualifiche, ci racconta tutto il nostro inviato speciale Max Biaggi. Come stai, Max? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Bene, tutto bene qui. Benissimo. Allora, raccontaci un po' lo spirito. Intanto vediamo in radiovisione dei paesaggi mozzafiato che ci regali sempre con il collegamento in Zoom. Ma si vede solo il cielo, che paesaggi mozzafiato. Beh, no, è l'ambientazione, ci fa vivere la MotoGP. Ah, ok. Ok, adesso sì. Si vede poco, guarda. Ma ci sono tanti camion grandi, la passione dei bambini. Beh sì, siamo all'interno del paddock e la cosa bella, la notizia bella è che da questo Gran Premio sembrerebbe che sulle tribune possono arrivare dei spettatori fino al massimo 20.000 persone. È la prima volta che succede veramente. Speriamo di vedere le tribune, insomma, gremite, piene di persone. E questo è sicuramente un bel segnale. Max, come ci prepariamo, anzi come si preparano i piloti, noi sicuramente non facciamo nulla, alle qualifiche del Gran Premio? Innanzitutto è partita abbastanza bene per i colori italiani, la casa MotoGP è secondo Morbidelli, che comunque è sempre uno dei piloti più veloci con Bagnaia nella classe regina, però davanti a tutto c'è Zarcon con Ducati e Quartararo è terzo. Comunque rimangono sempre più veloci del lotto i due francesi, Quartararo e Zarcon, sono proprio i due che si sono lottati poi per la vittoria al Mugello. I colori italiani, poi abbiamo Bagnaia che è quinto con la Ducati e Spargaro è nono, dunque con Aprilia. Beh, direi bene, abbastanza bene. Oggi è sabato, iniziano le prove, le qualifiche. I ragazzi del team, invece, del Max Racing Team, terzo Fenati, che si è giocato la vittoria fino all'ultimo giro lì, come avete visto, al Mugello, poi è arrivato solo sesto. Però anche l'altro ragazzetto, Adrian Fernandez, sta iniziando a carburare. Questo è il circuito un po' di casa, perché è spagnolo, Barcellona dovrebbe dargli un po' lo sprint in più. Tra l'altro le qualifiche della Moto3 cominciano, insomma, tra poco, tra un'oretta e mezza più o meno. Iniziano, sì, tra una mezz'ora iniziano le FP3, dunque le libere, e le qualifiche tra tre ore e mezzo più o meno. Senti, oggi c'è una bella intervista sulla Gazzetta a Morbidelli che dice: mi diverto come nel 2020, poi parla di questo circuito e accostato a quello c'è il ricordo di Dupasquier, e associare insomma la parola, cercare di divertirsi magari oggi in questo weekend correndo dopo quello che è successo settimana scorsa è probabilmente complicato. Com'è un po' l'umore adesso? Diciamo che per i piloti la parola che sentirei spesso è divertirsi, mi diverto quando guidano la moto, quando guido, quando faccio, perché l'ho sentita per 30 anni questa parola, perché è un modo anche per esorcizzare un problema o per far capire magari a terzi che è la cosa che più ti piace o magari qualcos'altro. Però sappiamo tutti che il problema è che è successo al Mugello, è ancora fresco e non è che in 5 giorni si dimentica. Certo, aver corso quel Gran Premio che per qualcuno è un modo per allontanare anche, come dire, i pensieri, i dubbi, le perplessità, no, le paure. Per qualcun altro invece è stato toccato fortemente, tipo Bagnaia che l'ha messo, che era in dubbio se correre, anche un altro ragazzo della Moto3, sai, corre o non corre, sei in dubbio, per fare questo sport devi essere deciso, dunque o corri o non corri. Tutti alla fine hanno deciso di farlo, però una gara è già passata, un'altra passerà che questo weekend, e poi non dico che sarà passato, perché il ricordo sarà sempre fresco, certo, bene o male, però qui dentro ovviamente non è che tutti sono felici come se non fosse successo nulla. Certo, è chiaro, assolutamente sì. Max, intanto ti facciamo un in bocca al lupo per il tuo Max Racing Team, ci hai raccontato dei risultati, ma torniamo a sentirci domani per il Gran Premio della Catalogna. Intanto buona giornata. A voi, ciao.